La dottoressa Gori si occupa molto in IT di trasmissione del pensiero e delle emozioni. Io l'ho incontrata mentre lei risolve questi problemi, riempio il buco. Io l'ho incontrata in accademia e mi piace ricordare, come ha fatto prima Giacchino, che insieme con l'accademia noi formiamo il Polo delle Arti di Genova. E quindi, anche se ancora istituzionalmente l'Accademia è in attesa di statizzazione, però in realtà siamo già in grado di collaborare su tante cose. E una in cui avevamo cominciato a collaborare con la dottoressa Gori, era un progetto dell'Accademia per rendere visitabile il Museo dell'Accademia ai non vedenti. Quindi ovviamente la cosa era molto stimolante perché un museo di belle arti per un non vedente sembrava una cosa inaccessibile. Tanto è vero che ci siamo appassionati che abbiamo inserito anche i sordi, scoprendo da parte mia come i due gruppi insomma, hanno notevoli diversità anche di approccio con l'altro. È stato un lavoro interessantissimo. Poi il progetto non è passato, non ce l'hanno finanziato, ma noi siamo contenti lo stesso. Però non ho dimenticato l'approccio della professoressa Gori e appunto di questo oggi ci parlerà, di quanto funziona un approccio multisensoriale nella soluzione di problemi anche gravi come quelli del non vedente, che è un po' una specialità di IT, perché vedo che ci sono molte ricerche in questo campo. Se siamo pronti, cedo. Grazie mille, grazie per l'invito, molto interessanti anche gli interventi precedenti. Aspettiamo giusto il tempo che carichi la presentazione. Dunque, sempre per utilizzare un minuto in più, noi con IT abbiamo diversi tipi di collaborazioni. Uno ci vede più, diciamo, protagonisti di offerte di tipo produttivo, in appoggio al materiale video, per esempio, che produce IT per raccontare la sua vita interna. D'altra parte c'è anche proprio già stato un rapporto invece intorno alla ricerca. Noi abbiamo ottenuto, grazie a IT, di poter mandare un nostro studente laureando in IT e fare una tesi con loro in ambiente IT. Una tesi, fra l'altro, veramente di ricerca molto molto avanzata sul progetto Synapse, che è un progetto di sensori ad altissima potenza che riescono a monitorare e a darci un risultato, diciamo una carta dei movimenti dell'attività dei neuroni con una ricchezza enorme. Che è difficile riuscire a capire l'integrazione tra vista e udito. È la stessa cosa che succede quando abbiamo un temporale, quindi l'informazione del tuono e del lampo arrivano in due momenti diversi. Per quale motivo non riusciamo a percepirli come un evento unico? È stato dimostrato scientificamente che il nostro cervello riesce ad integrare in modo multisensoriale solo quegli eventi che avvengono nella vicinanza di circa 100 millisecondi. Segnali che avvengono più lontani non vengono integrati. Questa si chiama finestra di integrazione temporale, ovvero quei segnali che avvengono all'interno di 100 millisecondi vengono percepiti come unico, fuori da questo tempo no. Ecco, ogni sistema sensoriale ha una sua tempistica nell'analisi. Il segnale visivo, il segnale acustico passano da vie diverse, il sistema visivo passa dai recettori che poi arriva alla corteccia visiva, recettori dell'occhio, il sistema acustico, il segnale acustico invece passa all'orecchio che arriva alle cortecce acustiche e così via. Ma il nostro cervello, proprio per cercare di mettere insieme, di far sì che questi ritardi tra segnali non vengano notati, perché altrimenti vivremo in un mondo in confusione, ha imparato ad accettare il fatto che se i ritardi sono entro una certa finestra temporale, sono considerati come unici. Tuttavia, questa finestra di integrazione non è uguale per tutti e in alcune patologie cambia. Per
Il nostro cervello è anche in grado di mettere insieme informazioni che provengono da spazi diversi, quando lo spazio è vicino. Ma questo non avviene in alcuni casi come nell'effetto ventriloquo. In questo caso il nostro cervello non riesce a combinare informazioni che vengono dalla vista, di dove il pupazzo parla, e dall'udito, di dove invece la persona produce la voce. Quindi la voce salta sul pupazzo. Questa è un'illusione dovuta al fatto che la vista è molto brava per quanto riguarda lo spazio e cattura il suono. Ma di solito, di nuovo, questo non succede, perché se ci sono delle piccole asincronie spaziali o temporali, il nostro cervello le unisce e le percepisce come un evento integrato. Quindi, i sistemi sensoriali riescono a connettersi a livello cerebrale, rendendo più efficace la nostra esperienza sensoriale del mondo. Noi ricercatori studiamo modelli matematici come questo che vedete qua, che è un modello bayesiano, che usiamo per quantificare esattamente la percezione sensoriale dell'individuo e riusciamo a predire quale deve essere la sua capacità nel momento in cui più segnali sono disponibili, perché sia un integratore corretto o no. E lo riusciamo a vedere a livello di questi modelli, lo riusciamo a vedere a livello neurofisiologico della risposta del cervello, lo riusciamo a vedere attraverso la psicofisica con risposte comportamentali. Quindi la percezione sensoriale e multisensoriale sono alla base della nostra interazione con la realtà. Ma anche in questo caso non tutte le capacità sensoriali e multisensoriali sviluppano sin da subito. L'infante è in grado, per esempio, di capire se una voce è sincrona con un suono che proviene da essa. Però abbiamo dimostrato, e questi sono, abbiamo dimostrato per la prima volta, che bambini fino a 8 anni di età non integrano informazioni visive e tattili in alcuni casi. Quindi fino a 8-10 anni di età, in alcuni casi, i bambini non sono dei buoni integratori. E proprio per questo è importantissimo, quando parliamo di insegnamento, riuscire a capire quali sono i sensi migliori per insegnare alcune cose. Lo vedremo meglio dopo. Quindi vi faccio un esempio. I bambini fino a 10-11 anni, parlando di pallavolo, non sono organizzati in categorie. Probabilmente perché i bambini di 7 anni hanno dei ritardi sensoriali molto maggiori di quelli dei grandi. Infatti il bambino di 7 anni nel palleggio riesce a rispondere con 100 minuti di ritardo rispetto al bambino vedente, il bambino di 11 anni. Questo ci dice che la sua finestra di integrazione è più larga e quindi la sua percezione del mondo è meno accurata. E non riesce a fare uno sport semplice come quello della pallavolo. Queste semplici conoscenze possono essere molto importanti quando si va a sviluppare della tecnologia. Questo è il modello che noi usiamo all'interno della UVIP. Adesso, diciamo, dopo questa introduzione sulla multisensorialità, passerò allo specifico di quelle che sono le nostre ricerche, delle ricerche in riabilitazione e in apprendimento. Allora, questo è il nostro modello. Noi partiamo dallo studio del processo multisensoriale per evidenziamo alcuni specifici deficit e dopo l'identificazione di questi deficit sviluppiamo delle tecnologie. Le tecnologie ci servono da una parte per migliorare i deficit, ma dall'altra per capire lo sviluppo dei processi multisensoriali, perché se la tecnologia è efficace, allora anche il deficit che noi abbiamo modellato dipendeva dal modello che noi abbiamo disegnato e che può essere risolto con la tecnologia. Quindi riusciamo anche a dimostrare un processo scientifico. E quindi le applicazioni sono riabilitazione, educazione e gioco. E in questa presentazione parlerò brevemente della riabilitazione e mi concentrerò più sull'educazione, che mi sembra una delle tematiche diciamo, molto importanti. Queste sono le persone con le quali lavoriamo. Lavoriamo principalmente con disabilità sensoriale, bambini e adulti senza disabilità, disabilità motoria e altre recentemente sulla dislessia e la schizofrenia. Quindi come si fa ad applicare lo studio della multisensorialità in riabilitazione? Allora, faccio vedere dei grafici solo per dare un'idea molto breve, molto, molto veloce, non vado a spiegarli anche perché è difficile vederli però fondamentalmente abbiamo dimostrato che la persona non vedente, in assenza di visione, in alcune condizioni ha una grossa difficoltà a capire lo spazio acustico. E questo lo vedremo dopo anche in un compito di matematica. La risposta della cerebrale che ha la persona non vedente in risposta a questo suono è molto disorganizzata rispetto a quella del vedente.
Però siamo riusciti a modellare, cioè a capire il perché questo succedeva, e siamo riusciti a far vedere che dipendeva dal fatto che c'era una rappresentazione temporale dello spazio e non spaziale. Quindi, una volta disegnato questo modello e fatto vedere che la risposta corticale della persona non vedente rispondeva in un modo diverso, abbiamo sviluppato un dispositivo, in questo caso si chiama Abby. Abby è un braccialetto che permette di produrre un suono sulla base del movimento. Quindi riesce a ricreare un parallelo tra quello che è lo spazio, il tempo e il corpo. Il corpo è il mezzo per associare spazio e tempo nel movimento. Un training con questo dispositivo nei bambini non vedenti ha permesso di migliorare le loro capacità motorie, di localizzazione spaziale, di interazione con gli altri. Questo è un training che abbiamo fatto all'Istituto David Chiossone di Genova. Quindi la bambina non vedente cerca di prendere il riabilitatore che indossa il braccialetto, o bambini interagiscono insieme passandosi un oggetto sonoro. Grazie a questi braccialetti si possono ascoltare. Ecco, il training di un mese sulle persone adulte con questo dispositivo ha prodotto una riorganizzazione della loro risposta corticale, che dopo il training diventava come quella della persona vedente. Quindi non più seguivano il tempo per capire lo spazio, ma capivano lo spazio grazie a questo, appunto, training. Questa è una persona non vedente che riporta la sua esperienza. Speravo ci fosse l'audio perché parlava in italiano. Comunque ve lo dico io. Appunto lei, per quelli che... quindi lei dice che gli manca Abby perché lo metteva al tappo della bottiglia, e passando la bottiglia lei poteva capire dove era la bottiglia, perché la bottiglia iniziava a suonare. Una volta ha portato Abby fuori con il marito che era andato al supermercato e ascoltando il marito lei finalmente sapeva dove era, invece che dover sempre chiedere al marito di parlare, perché grazie all'ascolto del braccialetto lei si riusciva ad orientare nel supermercato e riusciva a tenere come punto di riferimento il marito. Quindi appunto per lei era stata un'esperienza molto bella. Stiamo adesso ripetendo questi studi per la prima volta negli infanti non vedenti, per cercare di comprendere la multisensorialità nei primissimi stadi di vita. Questi sono dei dati unici che abbiamo raccolto mettendo insieme 5 ospedali in Italia. Andiamo a seguire il bambino a partire dai primissimi mesi di vita per vedere la sua multisensorialità, con l'obiettivo di sviluppare un dispositivo che è iReach, che li aiuterà a proprio migliorare la tempistica nel quale iniziano a fare proprio questo compito di raggiungimento degli oggetti nello spazio. Quindi questo è il programma dei prossimi anni, e tra qualche anno vi dirò se ci siamo riusciti. Stiamo anche cercando di caratterizzare la differenza interindividuale attraverso proprio delle caratteristiche sensoriali dell'individuo, per fare quelle che sono delle tecnologie più inclusive nella città di Genova, e lo faremo all'interno del progetto RISE del PNRR. Adesso passo all'apprendimento, che è invece il tema di maggiore interesse per le persone qua. Quindi come applicare queste informazioni all'apprendimento. Qualche anno fa abbiamo cominciato questo progetto con Gualtiero Volpe dell'Università di Genova. L'obiettivo era mettere insieme neuroscienze, pedagogia e ingegneria per riuscire a creare dei sistemi di apprendimento che fossero multisensoriali e personalizzati. Quindi l'idea è quella di cercare di passare dalla modalità solo visiva, sulla quale si basa principalmente l'apprendimento ad oggi, e passarla a altre modalità che fossero tattili, acustiche e più interattive. Ecco, abbiamo sviluppato vari sistemi, questi sono alcuni esempi per lo studio delle frazioni, per lo studio del piano cartesiano, per la simmetria, basata sul sistema motorio acustico e tattile integrati. Quindi per esempio questo è un comprendere gli angoli con il movimento del corpo. Il corpo associato ad un suono ti permette di comprendere meglio com'è la rappresentazione degli angoli. Questo è un sistema di realtà virtuale che permette di studiare il piano cartesiano. E questo è un altro sistema robotico, sempre per apprendere il piano cartesiano. Siamo partiti da questionari che abbiamo fatto su 100 insegnanti in tutta Italia, chiedendo: secondo voi è possibile insegnare il piano cartesiano, la simmetria, le frazioni attraverso l'udito?
attraverso il tatto. La maggior parte, vedete, sono quelli in rosso, sono quelli maggiori, dicono no, impossibile, solo con la visione. Però gli altri si sono invece sforzati e hanno trovato suggerimenti per imparare, per esempio, gli angoli con il suono. O imparare per esempio, vediamo un po', la percentuale con il tatto. E siamo partiti da quegli insegnanti che abbiamo coinvolto in una serie di workshop dove loro ci hanno aiutato a sviluppare questi giochi che poi siamo andati a provare con i bambini. Questo è un piano cartesiano multisensoriale che abbiamo sviluppato grazie a questo sistema di realtà virtuale. Questa è una bambina che lo usa per la prima volta, questa è una bambina che lo usa dopo 4 giorni di training. Il piano cartesiano si basa su una realtà virtuale, caschetto, sonificazione acustica e 2 sistemi vibrotattili al corpo. La bambina deve muoversi nell'ambiente e raggiungere specifiche coordinate X2, Y2 piuttosto che X1, Y3 e lo fa raccogliendo dei fiori muovendosi in classe. Quindi impara ad associare il corpo allo spazio e al piano cartesiano, quindi è un modo non visivo ma multisensoriale di imparare il piano cartesiano. Su questi bambini abbiamo studiato una specifica proprietà di rappresentazione dei numeri che è la cosiddetta number line. La number line è la capacità di riuscire a identificare in una scala dov'è il numero, fai conto, 20 tra 1 e 100. Quindi al bambino viene chiesto metti il dito dove pensi che sia il 20 e lui in questa scala mette il dito. L'abbiamo fatto per i numeri positivi, ma l'abbiamo fatto anche per i numeri negativi, che sappiamo sono un pochino più difficili da comprendere, e l'abbiamo fatto nei bambini vedenti, nei bambini ipovedenti, nei bambini non vedenti. Ecco, questa è la prima volta che siamo riusciti a identificare un problema nei bambini non vedenti per quanto riguarda la rappresentazione dei numeri negativi. I numeri erano sempre stati finora studiati in positivo nei bambini con disabilità visiva, ma sappiamo che hanno un problema di mental rotation le persone con disabilità visiva, ovvero che fanno difficoltà a fare lo speculare, diciamo, in alcuni casi. E questo è quello che abbiamo trovato. Quando ai bambini chiedevamo di andare sul negativo non riuscivano a farlo, e quindi abbiamo detto questo può essere una buona tematica nella quale andare a lavorare per creare un training di apprendimento. Abbiamo quindi fatto prima una sessione di 4 incontri con bambini tipici nelle scuole, erano 50 bambini divisi in 2 gruppi, un gruppo che faceva il training con il piano cartesiano e l'altro gruppo che faceva il training con altri sistemi che fossero molto simili ma senza piano cartesiano, stesso sistema, stessa durata, tutto uguale, ma era semplicemente un memory game, cioè loro dovevano memorizzare dove era il fiore prima e il fiore dopo, quindi andava a studiare e a fare un training su altri processi. E non troviamo un miglioramento sul gruppo di controllo, ma lo troviamo sui bambini che fanno il training col piano cartesiano, cioè dopo aver fatto questo training miglioravano la loro rappresentazione della number line. Nel bambino con disabilità visiva abbiamo riadattato il sistema, questo è un bambino ipovedente che anche lui riesce a fare il training con il piano cartesiano. Vedete, abbiamo aumentato il contrasto, abbiamo aumentato i suoni, abbiamo dato più vibrazioni, quindi un bambino ipovedente poteva fare lo stesso training grazie alla multisensorialità del bambino vedente. Stesso identico gioco. E il bambino non vedente, che non poteva fare questo gioco perché mancava la visione, abbiamo creato un nuovo sistema che fosse basato solo su tatto e udito. Questo è il cosiddetto Space Balloon. Questi sono bambini non vedenti che hanno fatto questa attività. Quindi su di loro abbiamo fatto praticamente, era un robot che li guida in un piano virtuale, un piano cartesiano virtuale creato da binari in X e Y. Grazie a questi binari il bambino si trova dentro a delle strisce praticamente, quindi può navigare e può raggiungere specifiche coordinate. Ecco, abbiamo, questa è una bambina non vedente che fa l'esperienza. Ora mi manca l'audio però. Vedete, riesce la bambina a
riconoscere e a scoppiare i palloncini solo ascoltando il suono e la vibrazione. Mi riesce a scoppiare dei palloncini. E i palloncini che scoppia corrispondono alle coordinate che lei ha imparato a raggiungere. Quindi questi sono dati preliminari, abbiamo per ora fatto fare l'esperienza a 6 bambini con disabilità visiva nei 2 compiti e tutti loro miglioravano, gli ipovedenti nel piano cartesiano diciamo più potenziato di realtà virtuale e il bambino non vedente invece con il sistema robotico audio-tattile. Finisco brevemente parlando di dislessia, abbiamo visto, sentito parlare di autismo. All'interno del progetto WeDraw abbiamo anche cercato di creare un ponte tra quella che è la dislessia, il ritmo e la matematica, perché è molto evidente questo legame tra dislessia e problema nel ritmo. E quindi abbiamo provato a evidenziarlo appunto con la multisensorialità. E questi dati fanno vedere che in effetti il bambino dislessico ha un problema di ritmo nella modalità segnali molto semplici, acustici, visivi e tattili, si parla di ritmo veramente semplicissimo e questi compiti sensoriali di bassissimo livello predicono la sua capacità di lettura e di comprensione del testo. Quindi queste sono correlazioni che mostrano la relazione tra appunto disturbo di lettura e questa misura sensoriale semplicissima. Sembra esserci anche un problema legato non solo al ritmo ma anche alla relazione tra proporzioni, per esempio in questo compito il bambino doveva dire quale era la proporzione simile a questa e quindi anche in questo caso abbiamo sviluppato un training sul ritmo questa volta, quindi in questo caso il bambino doveva rispondere a ritmo seguendo il ritmo della musica. Se il ritmo è corretto, il cavallo va avanti, se il ritmo non è corretto, il cavallo non va avanti. Non ho i dati da farvi vedere, li stiamo ancora analizzando, ma sembra che miglioramento in questo task ritmico molto semplice produca anche un miglioramento nella sua capacità di lettura e comprensione del testo. Quindi è un campo completamente, diciamo, nuovo che stiamo aprendo perché la sensorialità viene spesso, purtroppo, molto spesso non considerata. Si va direttamente alla cognizione, si studia l'attenzione, si studia la memoria. Processi di base, di sensorialità di base, di spazio, tempo, integrazione multisensoriale, visto che sono veramente molto semplici da riuscire a estrarre, sono i primi segnali che arrivano al nostro cervello, potrebbero essere veramente un modo per fare screening e per fare riabilitazione in modo profondo e screening in modo molto semplice. Io lo credo tantissimo, sto cercando di spostare tutto quello che posso verso la sensorialità, ma come potete voi, che avete ascoltato questo talk, usare quello che vi ho detto fino a qua? E vi farò adesso degli esempi. Prima di tutto, io vi chiederei, se ci sono degli insegnanti, è una cosa che dico a tutti, di iniziare a parlare di multisensorialità ai ragazzi. Io vado nelle scuole elementari e lo faccio, si parla dei 5 sensi, si parla della visione, si parla dell'udito, si parla del tatto, del gusto, l'ho fatto, non si parla della multisensorialità. Abbiamo iniziato a studiare la multisensorialità nel 2002, sono 20 anni che si studia, è un peccato che questa informazione non arrivi, non venga insegnata alle scuole. Quindi noi abbiamo sviluppato dei tutorial per studiare e spiegare la multisensorialità in classe, li potete scaricare dal sito della WeDraw, questo qua, o dal Multi Ability Game, vi faccio vedere un esempio, questo è un esperimento che potete fare in classe per spiegare la multisensorialità. Si chiama Rubber Hand Illusion, è un'illusione che permette di associare il corpo con informazione tattile
informazione visiva, Luigi si sta vestendo, si mette una mano finta, riuscite a rifare la stessa identica cosa in classe comprando poco materiale, mette da una parte un guanto, dall'altro una mano finta. Visto che il nostro sistema visivo è così forte, per quello che vi ho spiegato prima, un po' come l'effetto ventriloquist, Luigi dopo un po' crede che questa sia la sua mano. Quindi se Giulia si mette di fronte a lui e inizia a spennellare le due mani in modo sincrono, allora il sistema percettivo visivo insieme a quello tattile si sincronizzano e lui si convince ancora di più che quella lì è la sua mano, perché sente l'esplorazione tattile associata con quella visiva. È talmente forte l'integrazione multisensoriale sbagliata che quando Giulia prende il martello e colpisce la mano finta, Luigi si impaurisce. Questa è un'illusione semplicissima che i bambini possono provare in classe per capire cos'è l'integrazione multisensoriale. Ne abbiamo sviluppate circa 10, sono giochi che loro possono fare per fare questa esperienza. Ma potete anche provare a insegnare gli angoli con il corpo. Questa app che noi abbiamo sviluppato nel progetto We Draw con la Di Agostini Scuola l'abbiamo riprodotta per la LIM. È gratuita nel sito della Di Agostini Scuola, gli insegnanti possono connettersi al sistema, scaricarla e insegnare gli angoli in classe ai bambini. E ancora più, diciamo, vicino, potete andare adesso al Festival della Scienza, abbiamo le attività ai Giardini Luzzati, che sono delle attività delle UDA, che abbiamo sviluppato per storia, scienze, inglese, geografia e matematica, sono 25 UDA, che rimarranno aperte successivamente anche diciamo, per i bambini delle scuole elementari per imparare questi aspetti in modo multisensoriale e si trovano nell'area archeologica dei Giardini Luzzati. Io ho concluso, queste sono alcune delle attività che potrete andare proprio voi a provare se volete in questi giorni. Nel gruppo ci sono tante persone che fanno varie cose, ringrazio tutte le scuole e i bambini che lavorano con noi, abbiamo una grande rete di scuole che lavorano con noi, i medici che nel territorio lavorano con noi a questi progetti che vedete sono in grande parte d'Italia, la rete internazionale, tutte le persone nel progetto We Draw e il mio gruppo di ricerca che è interdisciplinare. E ringrazio voi. Non ci siamo ancora, ecco. Allora, rinnovo il mio grazie, qui ogni relatore che arriva ci porta un mondo, mi fa molto piacere. In questo caso, oltre ad avere avuto questo contatto con la creatività anche di T, perché è molto bello vedere che insieme alla scienza si può essere creativi, sperimentali e anche caldi, ecco, contatto con le persone e coi sensi. Mi viene da dire, per fortuna la nostra scuola è davvero multisensoriale, perché mentre tu parlavi pensavo all'odore della pece, ovviamente al suono, ma anche al profumo, al tatto, ovviamente. Insomma, molte cose della musica sono risolte col tatto, lo vedremo anche nel prossimo intervento. Mi viene da pensare quanto il conservatorio possa essere un serbatoio anche di specialisti per questi contatti, per queste ricerche, per questi mestieri. Noi siamo un po' abituati ad essere molto strumentali, cioè se tu vuoi suonare l'arpa però poi non è tanto, non sei bravissimo, non ti diamo tanti altri sbocchi. Ora, per fortuna, da diversi anni le cose sono molto cambiate, però siamo proprio oggi abbiamo visto diversi campi in cui un musicista potrebbe essere un personaggio nuovo e quindi avere anche un lavoro, avere e declinare il suo essere musicista in maniera più interessante, non solo legata allo strumento. Difatti, venendo in IT, mi ricordo che quando aprivo le porte c'era un ricercatore dietro ogni porta, quel ricercatore regolarmente tutte le volte diceva il conservatorio, avremmo tanto bisogno di incontrarvi per questo e quell'altro. Quindi comincio a segnalarvelo, perché
Se ci pensiamo insieme, domani ne parleremo per Sintonie, che è nato apposta per questo. Bisogna scandagliare anche i nuovi mestieri, non stare lì a dire le orchestre chiudono, le scuole anche, tanto se siamo svegli magari riaprono anche le orchestre, ma il mondo in cui un musicista può essere attivo è veramente molto largo, molto vasto e a volte davvero entusiasmante, come nelle vostre ricerche. Ci sono interventi, domande? Dai nostri amici online direi nemmeno. Grazie, avevo una curiosità solo, intanto la ringrazio per la bellissima presentazione, per le numerose idee. Mi ha colpito molto la parte che riguardava la disabilità visiva, in particolare il lavoro sulla percezione dello spazio con i suoni, che collego anche un po' all'effetto SNARK, quindi alla linea dei numeri di cui ha parlato successivamente. E mi collego ai lavori invece sull'effetto SMARC, cioè sulla linea dei suoni che percepiamo come sono suoni acuti e gravi, quindi sono frequenze che non hanno nulla a che vedere con lo spazio, però noi li rappresentiamo dal basso verso l'alto, tant'è che in molti linguaggi, penso all'inglese, vengono proprio definiti come high pitches, low pitches, no? E mi chiedevo se avevate già iniziato a lavorare o se avevate pensato a dei lavori fatti con una rappresentazione spaziale dei suoni e non un suono che fisicamente si sposta nello spazio, e se sì, come si poteva lavorare. Sì, grazie mille, anzi molto interessante come punto, e è proprio il sistema che noi abbiamo usato nella rappresentazione degli angoli. Cioè, angolo grande è associato ad una frequenza che corrisponde proprio a quello che stava dicendo, e angolo piccolo all'opposto. Quindi abbiamo proprio giocato su questa associazione tra segnale sonoro alto e basso, con l'apertura grande e bassa. Prima di tutto abbiamo dimostrato che anche i bambini, così come gli adulti, percepivano questa associazione. È proprio quello che abbiamo sfruttato per fargli imparare il gioco degli angoli attraverso il movimento. Quindi sì, è molto importante non solo comprendere la spazialità del suono, perché molto spesso non la possiamo creare, perché noi giochiamo con tante casse nello spazio per dare la spazialità sonora, purtroppo non sempre riusciamo a crearla, e quindi questa associazione che è alla base della nostra percezione sicuramente c'è d'aiuto. Grazie. Se posso ancora un'altra curiosità, avevo sì. Due. Sempre per quanto riguarda le associazioni crossmodali, pensavo, perché non conosco la letteratura, quindi mi chiedevo sempre sulla disabilità visiva, se fosse già stata analizzata la questione delle associazioni crossmodali sul simbolismo sonoro. Quindi, per esempio, mi viene da dire l'effetto buba kiki, cioè la parola buba che è associata a un'immagine più tondeggiante e la parola kiki a un'immagine più spigolosa, in questa idea in cui il suono rappresenta ha delle qualità simboliche, sì. Che riguardano forma, suono, gesto, perché la pronuncia stessa della bocca, buba, è tonda, esatto. È chichi, è sottile. Volevo sapere se questi lavori sono stati in qualche modo studiati sulla disabilità visiva, se ci sono dei giochi o delle idee che si possono applicare a questo ambito. Allora, non sono sicura che... Allora, sicuramente l'associazione tra spigoloso, diciamo, visivamente e a livello sonoro è stato studiato. Non so se è stato proprio riprodotto il buba kiki nelle persone con disabilità visiva, anzi, sicuramente è una cosa che si può vedere. Tipicamente quello che noi abbiamo rilevato è che non ci sono grossi problemi, diciamo, in tutti quelli che sono le associazioni che possono anche essere esplorate, per esempio, tattilmente. Quindi immagino che gli angoli, comunque anche tattilmente, possano essere toccati, e che io mi aspetterei che nello specifico caso di Buba Kiki ci sia questa associazione, perché è vero che non si può vedere lo spigolo, ma lo si può toccare. Quindi io mi aspetterei che ci sia l'effetto. Sì, 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 sì. Grazie. Grazie mille. Bene, non vedo... Volevo fare una piccola, sì? Domanda io. E non so se è la dottoressa a cui devo fare questa domanda, però io ho notato in molti allievi, devo dire normali, non sto parlando di nessuna disabilità, però io ho notato per esempio una chiamiamola disabilità o un certo disagio, chiamiamolo disagio, nel visivo,
visivo perché riguarda proprio la visuale. Nel vedere le posizioni, per esempio, delle mani, delle dita, io vabbè, segno chitarra, così, viste all'opposto, cioè ci sono allievi che tu gli fai vedere, guarda, metti la mano così e loro tu subito. Ma questo non c'entra niente con la cultura musicale, con la lettura. Quindi, altri che gli fai vedere così e la fanno alla rovescio. Mettono le dita alla rovescio, sulle corde alla rovescio, ma si tratta di ragazzi normalissimi, che poi magari leggono bene, suonano bene, vanno bene a scuola, non c'entra niente. È proprio una... come si può chiamare questa... cioè, rientra nella dislessia questa cosa di non riuscire a vedere capovolta la situazione, no? Che... Allora, diciamo... Non so se... Sì, assolutamente sì. E, è una cosa che, diciamo, noi abbiamo studiato abbastanza, perché in un caso, diciamo... c'è la capacità di riuscire a rappresentare lo spazio sul proprio corpo, e l'altro invece bisogna fare il mirror praticamente, quindi avere lo speculare. Per fare questa seconda, diciamo, rappresentazione c'è bisogno di quella che è una rappresentazione di sé nello spazio. Quindi non basta, probabilmente se lei si mettesse dallo stesso lato dello studente riuscirebbe a farlo. Il problema è proprio fare il mirror, speculare, perché in quel caso c'è bisogno di una rappresentazione non solo centrata su sé, ma centrata sull'altro. Quindi si parla di tutte quelle che sono rappresentazioni più egocentriche o più allocentriche. Ci vuole una capacità cognitiva maggiore, che è quella di comprendere come è sul mio corpo e poi fare lo speculare sul corpo dell'altro. È un po' quello che dicevamo prima, che manca in alcuni casi alle persone con, ai bambini con disabilità visiva, che è proprio la capacità di fare il mental rotation, cioè di ruotare mentalmente. Abbiamo dimostrato, cioè è stato dimostrato, che in realtà lo sviluppo di questa capacità anch'essa non avviene presto, quindi a volte fino ai 10-11 anni non è sviluppata, poi dopo si stabilizza. Esatto. Sì. Ah, ok, anche, vabbè, il consiglio pratico è mettersi accanto, non dovrebbero farlo, perché il problema è proprio fare la mental rotation, secondo me. Sì, però questa domanda mi ricorda, nel 2018 ero stata a Firenze per un convegno appunto dei delegati, uno dei primissimi momenti in cui ci siamo trovati. Si parlava di DSA e si parlava anche di non vedenti, di un'orchestra di non vedenti, cioè c'erano dei progetti molto avanzati. Però diversi colleghi notavano come tante delle particolarità, delle competenze che si richiedono a un musicista nascano anche in quel periodo di gioco, appunto intorno ai 10 anni, in cui limitarsi, lo speculare, i giochi di bravura, le prese... sono, ma dicevano, i ragazzini non fanno più le capriole, che sembra una cavolata, però quello che ti insegna una capriola del controllo del corpo sta venendo molto a mancare, perché i bambini giocano tanto con oggetti elettronici e quindi stanno in molti casi elaborando meno le loro capacità proprio fisiche, anche di coordinazione fra i movimenti, l'occhio mano, occhio piede, cioè, quando poi arrivano da noi magari scopriamo che non sono in grado di fare una cosa che a noi sembra abbastanza possibile. È interessante, così come molto interessante era il discorso del ritmo, perché l'occhio mi corre verso Emma Garzoglio, che è una specialista di balbuzie, per esempio, diceva quanto insiste molto su questa cosa, in logopedia se ne parla tantissimo, e questo è un campo nostro, ragazzi, perché è un campo da musicisti, cioè per noi il ritmo è vitale. Pensarlo anche in questo senso, come arma di riabilitazione, è molto utile. Perché appunto il ritmo può essere quello che rende l'azione, il movimento o la parola più governabile. Mille grazie alla professoressa Gori.